Allora, il Sail Camp è un'evoluzione del progetto Itaca, nato molti anni fa. L'anno scorso abbiamo fatto una prima uscita provvisoria di valutazione, il risultato è stato ottimo e quest'anno abbiamo aperto questo Sail Camp a livello nazionale, quindi con numerosi malati che verranno da tutta Italia e potranno quindi, grazie alle emozioni, alle sensazioni regalate dal nostro lago, dal nostro progetto che si svolge a Campione del Garda presso l'Univera, l'Università della Vera, in collaborazione con la Andrew Simpson Foundation inglese che ci fornisce gli istruttori madrelingua gratuitamente, i nostri pazienti potranno provare emozioni nuove, tornare a assaporare la vita e riabilitarsi, riabilitandosi attraverso la vera terapia, che è veramente un elemento terapeutico oltre insieme alla natura. Ma non solo, perché nei camp, grazie alla nostra equipe di psicologhe, ci saranno momenti di approfondimento, di tematiche, momenti di trekking nel parco naturale dell'Alto Garda, dei momenti di educazione alimentare. Tutto questo crea un insieme di forze, di emozioni e di gruppo che porta gli ammalati a riprendere in mano la loro vita. Quello che noi vogliamo è che la terapia del nostro team psicologico, che è presente sì in ospedale, ma i malati vanno seguiti anche fuori dall'ospedale, quindi bisogna riaccompagnarle a riassaporare la vita. E cosa c'è di meglio che non l'Alto Garda, il Lago di Garda, che è una delle perle, delle meraviglie della nostra Italia. La nostra equipe di psicologhe raccolgono i pazienti che vengono da tutta Italia, sono 2 giorni di full immersion in cui si fanno le cose che ho citato prima e la struttura è accogliente a Lago, in questo posto un po' segregato che è Campione del Garda, in questa penisola bellissima che si protende nell'Alto Garda e dotato anche di una palestra, quindi di realtà dove possono poi fare quel percorso riabilitativo così importante per accompagnargli una consapevolezza nuova, a riassaporare la vita, a riassaporare la voglia di fare cose che magari non hanno mai fatto, uscire in barca a vela, camminare nelle foreste nell'Alto Garda e approfondire anche delle tematiche che sembrano poco importanti, ma il tema alimentare, della corretta alimentazione, perché l'alimentazione è salute, e poterlo fare in questo ambiente è un ulteriore elemento aggiuntivo che va a completare anche un altro dei nostri progetti che si chiama Ambiente Salute. Quale ambiente più salutare del nostro Garda? Abbiamo fatto l'anno scorso una prima fase sperimentale e questo perché il Covid aveva di fatto bloccato da 2 anni il progetto Itaca. Questo ha permesso l'anno scorso di fare una prova generale con questi piccoli gruppi, con i distanziamenti eccetera, e abbiamo visto che ha funzionato. Quest'anno, nel far ripartire anche il progetto Itaca sui laghi, abbiamo deciso di estendere, di regalare questo progetto a tutti gli ammalati italiani e infatti verranno pazienti dalle ematologie di tutta Italia. No, è fondamentale, e dirò di più, è fondamentale soprattutto in un periodo di Covid, post-Covid, non siamo ancora fuori da questa situazione pandemica, per cui i malati hanno sofferto sia per la malattia, che traumatizza in modo pesantissimo loro e i familiari, ma anche l'isolamento dettato dalla malattia. Adesso il poter riprovare, uscendo in barca a vela, prendendo in mano il timone, perché il malato va al timone della barca, è un po' come prendesse in mano nuovamente il timone della propria vita e quindi torna a navigare, a veleggiare, a guardare il futuro.